Sette passi per un sorriso, il Covid non ferma la solidarietà, in particolare il dottore Carlo Iannace, le donne delle associazioni irpine da sempre al fianco del senologo. Anche quest'anno, infatti, nonostante il periodo particolarmente difficile, la seconda edizione di Sette passi per un sorriso ha raggiunto l'obiettivo raccogliendo 20.000 euro destinati al presidio ospedaliero oncologico Pausilli Pon Santo Bono di Napoli, alle associazioni irpine Noi un sorriso e gli autismi Ollus, il giardino dei libri Giada ODV, Creaba Ollus, il fiorellino e la tartaruga. Abbiamo donato un computer all'ETS Pianeta Autismo di Bellizzi, che fa dei laboratori per ragazzi e adulti autistici. Non dimentichiamoci mai che l'autismo non è solo infantile. E invece un'altra parte doneremo un forno per un laboratorio di ceramica al Sogno di Ari di Atripalda. Quindi cercheremo, anche se in questo periodo non è possibile, di non dimenticare che il 2 aprile è la giornata per la consapevolezza dell'autismo. Abbiamo tante cose da fare. Il nostro progetto è un progetto di supporto alle famiglie, quindi un progetto di parent training, di informazione e di supporto alle famiglie di bambini con autismo. Quindi verranno organizzati degli incontri con uno psicologo, uno psicoterapeuta che aiuterà le famiglie a supportare, a portare avanti il percorso di accettazione, un po' della diagnosi. 20.000 euro sono divisi in 10.000 per il positivo e 10.000 per i progetti per gli autistici. Non è tanto, però mi assicuro in periodo di Covid è stato impossibile fare mercatini, fare qualcosa in attività di questo tipo. Mi troverete sempre al vostro fianco per ogni iniziativa. Ci auguriamo che passi presto questo periodo bruttissimo. Poc'anzi stavamo parlando proprio con le mie amiche di Mercogliano di riprendere un po' le attività da marzo. Io credo che con il passare un po' dei mesi dovrà calare prima o poi questa brutta avventura che stiamo avendo un po' tutti.